Ora andiamo a occuparci della parte di lavaggio. Diamogli prima una botta ai cerchi. Raga, non vi devo ripetere. Sapete cosa uso, come lo uso. Qui, ad esempio, c'è una pinza grezza che è completamente già andata, quindi peggio di così. Ahimè. Questi dischi sono da... Questi cerchi, scusatemi, sono da riverniciare, sono molto rovinati, ma almeno andremo a toglierci questa patina di ruggine. Con l'acidazzo, col cromobrillo, entro anche su tutti i passaruota in plastica. Qui abbiamo queste plastiche. Sì, è un cromobrill. Su questa plastica non succede nulla, anzi, essere più tranquilli, facciamo metà macchina. Guardate questi scarichi. Fanno veramente schifo. Sempre cromobril, siamo una 5, mi sa. Andiamo fino a metà. Bene. Cerchio, lo andiamo a sovrapporre con Supermafrasol. 1 a 10, 1 a 7, mi ricordo. Cerchio e gomma. E adesso l'alchimia, vi porto a vederla da vicino. Ok, cromobril sullo scarico, lasciamolo, tanto una cromatura vera. Allora, guardate cosa sta succedendo qua. Vedete? Lì in mezzo. Sta colando tutta la ruggine. Vedete? Tutta la ruggine all'interno del cerchio. La combo ha già finito di lavorare. Può essere risciacquata. Bassa pressione. Nessun cerchio sverniciato, nessun cerchio maltrattato, non l'ho neanche toccato con un dito. Dov'è la mia mano? Qua. Abbiamo cromobrill anche sulla parte bassa.
Andiamo a vedere lo scarico dopo questa posa, se riusciamo a migliorarlo così o se avremo bisogno di un intervento più. Incisivo. Va bene, siamo già in una situazione molto migliore, diamogli un'altra botta. E qui abbiamo anche un residuo grasso, quindi andiamo a fare la sovrapposizione anche qui. Col Super Mafrasol intanto. Questo è sicuramente poi da rifinire con polish metalli e paglietta, perché ha veramente conciato male male. Sulla parte dove abbiamo anche del residuo carbonioso, ovviamente ci vuole un decarbonizzante, ma anche una combo così può aiutarci. Adesso andiamo a vedere se è servito a qualcosa o se abbiamo buttato via tempo. Provare non costa niente. Beh, sembra che ci siano anche delle particelle ferrose. Andiamo a prendere un iron. Non mi sbagliavo perché guardate come sta reagendo. Siamo in posa anche 3-4 minuti. Ora andiamo a prendere una paglietta super fina 0000, lana d'acciaio super fina, Metallicat, polish metalli. Allora, lo scarico era in condizioni troppo brutte, ma vedete, questa parte è completamente andata, eh? Però guardate il resto, adesso è ancora bagnato, eh? Io direi che passare da ciò, guardate che schifo, a ciò è un gran bel progresso. Qua si può ancora migliorarlo, adesso diciamo che devo andare avanti però. Allora, i cerchi li abbiamo fatti. La prima botta alle plastiche di acidazzo cazzuto l'abbiamo data. Gli scarichi sono stati molto migliorati, non sono ancora perfetti, ma potremo, in caso ci avanzerà del tempo, questa non è una roba che mi ha chiesto il proprietario della macchina, con un
un Dremel o un'autotrizzo o un trapano anche con un tampone in feltro, continuare la lavorazione a livello di taglio col polish metalli. Il discorso è che sarebbe molto meglio averli giù quei terminali, e comunque sono veramente in cattivissimo stato perché, come tutti i 2.7 Land Rover e Jaguar, grazie a Dio hanno tolto il DPF ed è per quello che è così smerdato. Con lo scarico, ma è smerdato ormai da 15 anni. Andiamo a fare un prelavaggio senza preoccuparci di particolari altri difetti e problemi. Andremo poi a vedere lo stato, perché tutte queste colature, ad esempio, è probabile che, se ci va di fortuna, le togliamo con un lavaggio, anche con un neutro. Se no, a parte che noi la dobbiamo lucidare la macchina, se no ci sarebbero da usare degli espedienti abbastanza carini, simpatici. Qui non abbiamo più le colle, di dietro abbiamo tolto gli adesivi, non c'è più le colle, diamo una fommata. Questo è un prodotto nuovo che uscirà tra i prelavaggi di Mafra per professionisti, e forse un giorno sarà disponibile anche per voi in una linea che, se nascerà, nascerà per colpa mia. Allora, voglio una cosa estremamente uniforme. A me di risparmiare in questo caso il prodotto non me ne frega niente, zero. Guardate che bella fommata, uniforme, lenta. È stupenda. Andiamo sul testo. Ecco, questa è una FOM che a Nasello ci piace parecchio. Scrivetemi nei commenti se questo schiumogeno a occhio vi piace, perché, se siete attenti, avrete notato una cosa: oltre che sto usando una tecnica di fommaggio molto raffinata, dai, molto bella. A me questa è la tecnica di foaming che garantisce, secondo me, che io sono l'ultimo dei pirla, i risultati a me migliori. Fommata lenta, uniforme, da lontano, prodotto in voce sempre tra 1 a 4, 1 a 5. In lanciafoam, per quanto mi riguarda, altre diluizioni non esistono. Andiamo a fommarci tutto. E questa foam la lasciamo in posa fino a praticamente un totale esaurimento. Se non siete sicuri della vostra bravura, della vostra capacità di giudizio anche, e soprattutto del prodotto che ci avete sotto, non fate mai asciugare un prelavaggio. Ovviamente stiamo lavorando all'ombra, ma so cosa ho sotto e so che vaffan. So che cosa ho sotto sia a livello di prelavaggio che di tarellone. Quindi, don't break my balls. Poi, mentre la FOM sta lavorando da Dio, che bella, mamma mia, bellissima. Andremo a risciacquare, poi per vedere il disastro, poi andremo a fare. Io non credo di fare un lavaggio acido, detto sinceramente, perché su questo colore, probabilmente andremo spot, dove avevamo visto quelle macchie di calcare sulla plastica, perché no? Possiamo andarci spot. I vetri non mi sembravano messi male. Io, sinceramente, la richiesta di questa macchina è lucidarla, la carrozzeria, perché
e di mettere una protezione. Basta, finisce lì, non è un lavoro ad alto budget, la macchina non vale un cazzo, però cerchiamo di farla bene, ok? Bene boys, pensate che sono passati quasi 10 minuti, anzi forse di più. Il pre-wash c'è ancora. Andiamo a risciacquarlo e poi andiamo a vedere cosa ci abbiamo di base. Anche il risciacquo, sto giro, come immaginavo, queste macchie non vanno via. Quel traffic film. Ed il momento dello sponsor, charismatics.it, uno degli shop di car detailing, autolavaggio e carrozzeria più importanti d'Italia. Sul sito Charismatics potete trovare veramente di tutto, tutto quello che può servirvi per prendervi cura della vostra auto, come me, come il vostro Nasellone. Trovate veramente di tutto, lucidatrici, prodotti, prodotti per gli interni, prodotti per gli esterni, nebulizzatori, lampade, tutto, 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 tutto con una cosa ancora più bella. Guardate un po', inserendo in fase d'ordine anche sugli articoli già scontati il codice sconto NASELLO10, otterrete il 10% di sconto su tutto il catalogo. Con Charismatics vai a pippo duro. Non sono andate via. Lo sapevo che non sarebbero andate via. Ed è proprio per questo che vi ho parlato del bianco. E non sono andate via. La cacchina dell'ape mi è andata di culo estremo, è andata via. Mentre i residui ferrosi ovviamente no. La decontaminazione chimica su questa macchina con l'iron non andremo di certo a farla su tutta la macchina per sprecare 80 litri di iron remover e poi avere una puzza della Madonna dentro nell'acqua di scarico, quando in realtà a noi la decontaminazione ferrosa interessa farla, visto che poi su questo colore la vediamo molto bene a occhio, solo sulle aree interessate. Dopo aver risciacquato facciamo una botta di Super Mafrasol sulle parti basse, non in foam ma in spray. Siamo circa 1 a 10, diamola anche qui. Stiamo attenti, attenti. Uomo avvisato, mezzo salvato. Vi ricordo che se volete imparare a lavorare in sicurezza, abbiamo riaperto le date dei corsi di formazione Two Bad Boys a Fornavo di Taro da Zio Frank. Quindi se non volete improvvisare, andate su www.twobadboys.it e potete trovare ciò che fa per voi al prezzo corretto, ok? Qui il tempo di posa non deve essere lungo. In ogni caso questa macchina non è lavata da molto e anche col Super Mafrasol in spray sarà bisogno di azione meccanica. E come voleva si dimostrare, quelle colature di traffic film non vanno via. Queste non vanno via, ok? Ok, ora faremo una cosa atipica che non facciamo normalmente. Andremo a rifommare la macchina con lo stesso alcalino che abbiamo usato in precedenza. Stesso identico prodotto alcalino che abbiamo usato col prelavaggio. Stiamo usando un prelavaggio molto incisivo, non sicuro, ma parecchio potente.
Bene, allora scarichiamo la phone gun per non farla andare in blocco, perché i prodotti rimanendo nelle phone gun poi bloccano i filtri, la phone gun non va più e bisogna farla revisionare o cambiare i filtri. La dobbiamo svuotare completamente fino a quando non fa più schiuma, vedete? Non fa più schiuma, almeno per 30 secondi farla pulire. Adesso cosa facciamo con il prelavaggio alcalino sotto? Andiamo a farci sopra...